C'è un legame particolare che la città di Matera storicamente ha stretto con artisti, fotografi, letterati o semplici ricercatori della bellezza, dell'autenticità, della forza evocativa dei luoghi che hanno trovato condensate e vive nelle potenti immagini dei sassi suggestioni di assoluta unicità. Tra gli sguardi che hanno fermato la loro attenzione su Matera, sulla sua storia, sulla realtà sociale del Mezzogiorno d'Italia, il fotografo francese Henri Cartier-Bresson. Uno dei più importanti maestri della fotografia, nato in Francia nel 1908, cofondatore dell'agenzia americana Magnum Photos, autore di rilevanza internazionale. Fotografare, scrive Cartier-Bresson, è trattenere il respiro quando tutte le nostre facoltà di percezione convergono davanti alla realtà che fugge. Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira la testa, l'occhio e il cuore. Ma l'istante decisivo che la fotografia cattura è per Cartier-Bresson il momento di sintesi della costruzione dell'immagine, un punto d'arrivo di un processo compositivo molto più ampio. Entrare in contatto con la realtà in maniera profonda, cogliere l'essenza delle cose, fotografare, egli dice, è un modo di vivere. Il primo reportage di Cartier-Bresson in Basilicata si svolge in quella particolare stagione che vede sulla scia delle pagine di Carlo Levi l'interesse di studiosi, sociologi e progettisti posarsi sui sassi di Matera come emblema della condizione di vita della società contadina del Sud. Qui ritrae in tratti drammatici i contorni di una vita di miseria, ma anche quel legame speciale di comunità racchiuso nel concetto di vicinato. E quando ritorna negli anni 70, accompagnato dall'amico Rocco Mazzarone, visita paesi e strade della Basilicata, registrandone mutamenti e speranze. Il corpus fotografico relativo a questi due viaggi lucani, conservato presso il Centro Rocco Scotellaro di Tricarico, costituisce oggi l'importante testimonianza di un'epoca, ma anche del carattere, dell'identità di una regione e dei suoi cambiamenti nell'arco temporale di un ventennio. Un patrimonio di eccezionale interesse documentale che ha trovato recentemente visibilità in occasione di Expo 2015 all'interno della prestigiosa rassegna di arti e letteratura La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, da 16 anni un punto di riferimento della programmazione culturale della città di Milano. Con la mostra La Lucania di Henri Cartier-Bresson, immagini di una terra ritrovata, allestita presso la sede del Corriere della Sera dal 23 giugno al 16 luglio 2015, è stata proposta una selezione degli scatti realizzati dal celebre fotografo negli anni 51-52 e 72-73. Paesaggi, gente, momenti del quotidiano, l'obiettivo di un grande interprete è affissare senza condizionamenti la verità espressiva di una terra troppo spesso ancora identificata nelle dolorose pieghe del suo passato. Dottoressa Sgarbi, da 16 anni la Milanesiana racconta la cultura italiana, in che modo? Quest'anno abbiamo voluto strafare in qualche modo, è una nostra ossessione quello di girare intorno ai temi della cultura. Ogni anno assegniamo a una milanesiana un tema perché gli artisti intorno a quel tema facciano le loro riflessioni. Quest'anno diciamo che la milanesiana è un po' un expo dei saperi, non dei sapori, tant'è vero che abbiamo evitato di fare iniziative intorno al cibo. Quello che ci interessa è il cibo della mente, è il cibo della cultura. La Fondazione Corriere della Sera ospita anche quest'anno la Milanesiana. Qual è il valore aggiunto che questa sinergia porta per il territorio? La sinergia è quella di portare in città esperienze e persone, esponenti del mondo artistico, le più varie, italiane, internazionali,
e di sperimentare nuove forme culturali, dal cinema allo spettacolo, al teatro, e nel contempo ribadire la presenza di nomi noti, quali i vari premi Nobel che sono anche qui. La Milanesiana non è una manifestazione, diciamo, locale, nonostante il nome, ma vuole dare rappresentazione di una città e della vita culturale di una città che si apre e apre le frontiere dal punto di vista internazionale, ma soprattutto dal punto di vista nazionale, a tutte le zone e le regioni del nostro territorio italiano. In 16 anni è un po' il racconto della cultura italiana. Che cosa avete narrato e quanto è cambiata questa narrazione? Beh, abbiamo narrato un po' di tutto, abbiamo fatto conoscere autori, abbiamo fatto conoscere registi, teatro, come è cambiata. Siamo partiti da un profilo prevalentemente letterario e siamo arrivati a un profilo culturale a tutto campo. Si parla di filosofia, appunto, di cinema, di teatro, mostre, mostre fotografiche, mostre storiche, dibattiti, concerti, quindi una visione culturale a tutto campo e non solo una visione letteraria. Siamo anche in una stretta relazione appunto con la regione Basilicata, proprio perché già alcuni anni fa la Milanesiana dedicò il suo viaggio in Italia alla Basilicata, e proprio in funzione del grande successo che ebbe attraverso interventi di scrittori, filosofi, musicisti, quella edizione, evidentemente con la regione si è pensato di investire in questo viaggio in Italia, che sono 3 giornate alla Milanesiana, e poi la mostra degli scatti di Cartier-Bresson meravigliosi, il Basento, Pietragalla, ci sono fotografie straordinarie che sono il volto di quella della Lucania e di quelle persone che raccontano attraverso se stessi una cultura. Qual è l'eccezionalità di questa mostra? Qual è la sua particolarità? Beh, non è così semplice vedere a Milano questi scatti, e quindi la particolarità è che abbiamo un grande fotografo, un grande paesaggio, un mondo straordinario che oggi parla al mondo, perché Matera avrà le finestre su tutto il mondo, e questo credo sia importante, parta da Milano, che è la città della cultura. Vittorio Sgarbi, nel presentare la mostra di Henri Cartier-Bresson, ha reso noto il suo legame con la nostra regione, il suo legame con la Basilicata, che vede come una regione in fermento dove la questione meridionale sembra ormai alle spalle. Sì, beh, la questione meridionale è anche il suo simbolo, che è il quadro di Carlo Levi del 1961 per ricordare il centenario dell'Unità d'Italia. Un'Italia che, quando lui dipinge quell'opera, è sostanzialmente divisa, e conferma l'ipoteca leghista. Non c'era ancora la Lega, ma conferma un nord produttivo forte, grande, nel boom economico, e una Basilicata nella miseria, nella povertà, nella malattia. La prospettiva di Levi era totalmente sbagliata, ma era anche iettatoria per certi versi, perché sceglie di dare della Basilicata un aspetto che Cartier-Bresson, per esempio, più o meno nello stesso tempo non dà, perché dà il senso di una dignità, certo di una povertà da cui occorre uscire, ma una prospettiva che non è né demagogica, né socialista, né populista, che sono le tre opzioni con cui Levi invece ci ferma Matera, più o meno la condizione per la quale furono disabitati, sfollati i Sassi, errore grave, per l'Inacasa, cosa che accadeva alla metà degli anni 50. Però l'errore fu prontamente compreso per tale quando Pasolini, Cresci, Cartier-Bresson cominciarono a dire: beh, però quest'area, che sembra quella che deve essere abbandonata, ha una sua potenza evocativa che rende Matera quasi come Venezia. Lentamente questa cosa è diventata così vera che tra Venezia e Matera il Comitato Europeo ha scelto Matera, che è uno sbacco per il nord. Cioè, Salvini dovrebbe digrignare, perché dice: se ho in concorrenza Bergamo, Venezia e Matera, scelgono Matera,
non è che quelli che hanno fatto il comitato per la scelta della capitale europea hanno fatto un favore al meridione, hanno visto che c'era più potenzialità di sviluppo a Matera che a Venezia. Venezia si ricorda negli ultimi anni per le grandi navi, una cosa orripilante, e invece Matera si ricorda per uno slancio verso una rinascita che è abbastanza chiara. Quindi quello che io ho detto è nelle cose. Cartier-Bresson, in mezzo fra Levi e me, fra Levi e noi, diciamo, intuisce che non è soltanto povertà, miseria, ma è una bellezza pulita dell'aria che annuncia qualcosa che potrà essere anche una soluzione positiva. Quindi sono fotografie molto illuminanti e molto aperte da questo punto di vista. Per me sono una sorpresa perché non le conoscevo. Conoscevo quelle di Cresci, conoscevo quelle di Settanni, che ho sostenuto, di cui ho fatto un piccolo museo a Matera, fotografo scomparso da poco. Conosco e amo Cartier-Bresson, ma non conoscevo questo segmento, che probabilmente nasce nell'accordo fra la milanesiana Perri e gli amici che hanno voluto questa piccola e bella mostra. Ecco, Perri, come nasce l'accordo e la presenza della Basilicata all'interno di questo spazio del sapere, come è stato definito questa mattina, un sapere che può essere gustato, che può essere ragionato, che può essere assaporato minuto per minuto e non un sapere probabilmente mordi e fuggi? Ma la scelta di venire a Milano senza seguire le illusioni dell'Expo, ma cercando di stare nei luoghi della milanesità, di parlare innanzitutto ai milanesi e ai lombardi, di essere in un luogo deputato grazie all'incontro con Vittorio Sgarbi, che come tutti sanno da anni segue con grande passione e interesse la Basilicata, e questo ci ha condotto a poter realizzare qui un evento molto importante che, con un titolo molto interessante, Alla ricerca dell'Italia ritrovata, ed è un messaggio molto interessante anche perché, come prima si diceva, si riesce a collegare, a creare un ponte tra una lettura che forse ci cristallizza spesso in un tempo che non c'è più, e la Basilicata di oggi, con tutte le sue aspirazioni, con tutte le sue virtualità e con questa aspirazione ad essere un luogo di produzione culturale per il nostro tempo e nel nostro tempo. Tutto questo viene grazie al Comune di Tricarico e al Centro di Documentazione di Tricarico, e quindi questa collaborazione tra la Regione Basilicata, l'APT e il Comune di Tricarico va rimarcata, perché abbiamo consentito di poter portare qui, ci hanno consentito di portare qui questo importante lavoro e proseguire il lavoro che la cabina di regia della Regione sta facendo per l'iniziativa di Expo. Cartier-Bresson fa parte del patrimonio del vostro centro. Che emozione prova oggi a vederlo qui alla Milanesiana? Oggi sono particolarmente emozionata, anche perché il lavoro di preparazione per l'allestimento di questa mostra è stato notevole. E questa mostra appartiene ai cosiddetti fondi fotografici, che sono di proprietà del Comune di Tricarico, e il Centro di Documentazione per Regolamento ha il compito di custodirli, di valorizzarli, di studiarli e di promuoverne la valorizzazione a livello come minimo nazionale. Questo è un momento, da questo punto di vista, di grande importanza, anche perché abbiamo sentito una lettura di queste foto riguardanti la Lucania dei due fratelli Sgarbi e anche di Vincenzo Trione, veramente importantissima, perché finalmente la Basilicata esce da quella immagine che l'ha molto danneggiata e si propone come la regione che realmente è una regione di studi, di propositiva, di rapporti con l'estero, con l'esterno, di rapporti naturalmente culturali, anche se quelli economici possono essere un pochino più difficili. Per cui la figura di Cartier-Bresson, che giunge in Lucania, allora si chiamava Lucania, chiamato a Matera da Adriano Olivetti, che insieme ad altri importantissimi studiosi, tra cui Friedman, avevano dato vita ad uno studio sulla città di Matera e sull'agro, ma nello stesso tempo ad una serie di progetti urbanistici per creare nuovi quartieri e soprattutto il borgo di La Martella, per le persone che dovevano purtroppo lasciare i sassi, la vita nei sassi, per avere delle abitazioni più dignitose. Sindaco, Tricarico custodisce un tesoro, ne è consapevole, ne era consapevole? Sì, ne eravamo consapevoli, ma da un po', voglio dire. Tricarico è una comunità culturalmente viva,
quindi sa apprezzare molto bene i suoi tesori. Sono tesori che vengono anche da lontano, da questa capacità culturale di Tricarico di aprirsi sul mondo, e questo infatti, questa ricchezza proviene dalle relazioni che uomini, donne di Tricarico riescono a mantenere col mondo esterno. È una vivacità. Oggi è un orgoglio essere qui. Quando ritorneranno questi scatti in Basilicata, si può ipotizzare a un nuovo programma di promozione di questi scatti magari sconosciuti a noi stessi lucani? Certo, l'obiettivo è quello. L'obiettivo è comunque far uscire fuori dal perimetro localistico questa ricchezza, che possa diventare all'interno della logica Matera 2019, che non deve essere solo Matera, ma deve essere il territorio, deve essere la Basilicata, con questi suoi tesori che sono estremamente importanti e che, se messi insieme, fanno la ricchezza di tutti. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Elisabetta Sgarbi per questa opportunità, grazie alla Fondazione Corriere della Sera, grazie a Vittorio Sgarbi, che ci lega un antico sodalizio, per aver fatto un'iniziativa, come è stato già prima richiamato, in realtà consolida un vecchio rapporto con Milanesiana. Lo facciamo nell'anno di Expo, lo facciamo nell'anno di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, che non è solo un fatto di Matera né della Basilicata, ma è un fatto nazionale, nella narrazione d'Italia, perché nel 2019 Matera rappresenterà tutta l'Italia. Per noi essere qui con questa bellissima mostra, e permettetemi di ringraziare il sindaco di Tricarico che è qui, che è la dottoressa Marchiselli, e la dottoressa Biscaglia, che è la responsabile del centro di documentazione del fondo Cartier-Bresson, e non solo, ma dei tanti tesori d'arte e di cultura che ci sono a Tricarico, ci hanno consentito di poter portare questa magnifica mostra. E l'occasione per me era soltanto di sottolineare un aspetto: credo che l'interesse e la curiosità crescente per la Basilicata sia proprio nel fatto che non è solo questo racconto dell'Italia rurale, di questa Italia autentica, di questa Italia preservata, ma che è anche invece una regione che ha dimostrato, a partire anche dal lavoro fatto su Matera, che guarda molto al futuro. Cioè la grande ambizione di essere un luogo di cultura, di produzione culturale oggi, e non soltanto l'erede di un grande passato. Matera in fondo è esemplare per questo, perché un gruppo di materani, una minoranza profetica potremmo dire all'epoca del Circo della Scaletta, dire che noi non eravamo figli da povertà, ma di una grande storia. Cominciò un processo di valorizzazione di una città millenaria, tra le città più antiche al mondo, arrivò al riconoscimento UNESCO ed oggi si è arrivati fino a questa candidatura, che però è frutto di tante iniziative culturali che hanno avuto proprio in questi grandi mesi della fotografia, del cinema e di tanti poeti e artisti che hanno visto in Matera un luogo di grande ispirazione, un punto di ripartenza. Credo che come simbolo di un mezzogiorno non ripiegato su se stesso, ma che fa proprio della cultura il suo motore e il suo volano, in modo convinto che non fa solo tutela e valorizzazione, ma produzione culturale oggi, sia il fatto più significativo ed emblematico. E per questo spero anche con la Milanesiana che il nostro rapporto non finisca qui, e ringrazio Vittorio Sgarbi per tutto anche il lavoro di disseppellimento e di eco nazionale che ha dato alle nostre bellezze e a questa cultura, che poi è una cultura che riguarda tutti noi italiani e oggi per fortuna anche un simbolo in Europa. Grazie. Loro hanno fatto una scelta molto intelligente, c'è l'occhio del più internazionale, più universale dei fotografi, quello appunto di cui parlava con riferimento a Jean Clair, l'amico Trione, e di cui la parola chiave, che vale per lui come Robert Capa, che ha fatto il famoso Miliziano Morente, l'attimo decisivo, che è quello in cui la realtà si compone perché sia quella nella sua entelechia definitiva. Ebbene, l'idea è che uno viene da, non sa nulla della Basilicata, arriva lì in viaggio, ma non è un turista, è un occhio aperto sul mondo. Il mondo in quel momento è la Basilicata e prevede quello che accadrà, perché mentre in Levi, che pure lì abitava, c'è la miseria come una dannazione senza fine, in Cartier-Bresson non dico che c'è la speranza, ma c'è l'idea di qualcosa che non è folklore, è umanità, è verità, è poesia di piccole cose. C'è anche il divertimento nel 52 di uno che riceve un premio e fa ancora il saluto fascista, ma è una fotografia che è perfino comica. In tutto questo
si intuisce a distanza di 50 anni quasi quello che è toccato a Matera con Mel Gibson in tempi recenti, ma con Pasolini prima e poi con questa vittoria straordinaria che per i prossimi 4 anni la farà veramente sugli scudi, e anche dopo, se il Meridione potrà risorgere dalle sue condizioni di disagio, partirà quella resurrezione da Matera, città in cui si sta come se uno fosse a Parigi o a Milano, cioè in un luogo dove non esiste la mortificazione, il disagio, la questione meridionale, è già superata. Però se voi guardate bene queste fotografie, c'era, all'epoca si era in piena questione meridionale, c'è qualcosa che, come dire, questi volti sono di persone che sono felici di stare lì, non devono migrare, perché hanno trovato lì la loro condizione naturale. Io quando penso alla Basilicata, che conosco nel dettaglio di ogni paese, penso alla poesia, penso a Isabella di Morra, penso a Cristina di Lago Pesole, cioè io lo vedo come un luogo sommamente poetico. La cosa con cui voglio chiudere sulla Basilicata è che ci sarà stata anche la povertà che indusse Alina a casa, l'abbandono dei Sassi, che poi è stato invece, come dire, redento dal ritorno ai Sassi, ma c'è qualcosa di pulito nell'aria della Basilicata, per cui anche i luoghi abbandonati come Cracco, che è meraviglioso, sono dei luoghi in cui non senti la miseria, non so perché, sarà perché c'è il petrolio anche, tra l'altro, mille cose, però la Basilicata è una parte del sud non povera, in cui la dignità, la verità, la pulizia dell'aria fanno sentire come se queste figure fossero delle sculture di Mantegna. Ecco, in questo senso Cartier-Bresson, per non sapendo niente di dettagli storici e artistici, ha intuito qualcosa che ci restituisce una fermezza, una dignità, una bellezza che rendono la Basilicata una delle regioni più integre, se uno pensa come è stata trattata la Campania, ringrazia il cielo che ci sia la Basilicata, salvo le paleoliche, capitolo che apriamo un'altra volta, che comunque ringrazio mia sorella Trione, l'amico Perri, e credo che avere portato all'emergenza della milanesiana la Basilicata sia stata cosa che potrà essere uno slancio ulteriore verso Matera 2019.